Sì, 44. Vennero sul botre d'isola, non avevamo piacere, avevamo paura su solo quello, per carità. E sì, sono venuti, ci sono stati alcuni mesi, sa tutto, non andi rivieni, gente educata, ma parlando degli inglesi ho molto di bene da dire, molto. Franco poi era anche, oltre che bravissimo nel suo lavoro, era anche simpatico, allegro, amava la musica e diceva che era, insegnava la danza al suo paese. Ed era un ballerino eccezionale. Ha scritto per vari anni, mi ha mandato gli auguri ed è venuto a trovarmi anche lì giù a scuola. Avevo una macchina, no, lo prendeva, mi prendeva su e veniva su all'ora del parco. La persona, guardi, era guerra, eccetera, ma grande lavoratore, sempre su quella macchina di là. Che? Gliela descrivo di là, era un tavolinetto con su di questi affari, non questi, chissà che cos'erano, e lui là ci stava delle ore, poveretto. Ogni tanto veniva una staffetta, doveva malvolentieri smettere di ricevere o di trasmettere con tutta sta bella. E non sentiva gli altri, sì. A volte veniva una staffetta e io dovevo andare a dirglielo. Verso la fine dell'anno, Gigi, poi nel 45, era aprile, Franco ci ha baciato, noi donne, cioè avevo la mamma, la sorella, io, avevamo la stessa età. Sì. E poi è venuto a trovarci dopo pochi giorni. E poi ho continuato a scrivere, mi spiace di non aver conservato tutto, perché era una persona, guardi, non perché era eccezionale come doti, come il suo lavoro non lo discute, perché più che dire che stava seduto per delle ore, ma quando era sveglio, quando era una persona gradevolissima, dormiva qua, di sopra, in una cameretta molto modesta, ma non c'era altro, sì, allora sì, anche sì. Le nostre camere erano così. E al mattino, sempre pronto lì, forse dormiva con una staffetta, ne ha cambiate una, due o tre in quei mesi. Ma si è poi sentito dire il tale morto, il tale altro, ma uno era di Comano, uno di Reggio Emilia. È tutto sparito, le tracce anche. E credo di essere l'unica su di qua. Venivano spesso i capi, uno era il maggiore Holland. E poi c'era un inglese, sì. Capitano, sì. Che parlava poco, però veniva in cucina, due o tre parole forse le diceva, sì. A volte. Com'era la vita qui? Lei dava, sì. Una mano? Mangiavano quel povero cibo che si poteva essere allora, però negli ultimi mesi ne portavano e la mia mamma, ma anche lì giù c'erano i mezzadri allora, e venivano su, veniva su la Maddalena, la donna tanto brava, non so, per Natale avevano un cappone e allora la Maddalena, e poi andava cotto di notte con sopra Pippo, e non era un lavoro facile, si aveva paura, ma si taceva e si obbediva anche noi. Divisa in divisa? Sì, Franco assolutamente in divisa con i gradi. Che l'ultimo giorno ce li fece cucire i nuovi, a me e mia sorella, con dei vari ritagli. E poi quando tornò a trovarci, disse, guardate, ce li aveva, non aveva voluto i nuovi della divisa, si teneva per ricordo il nostro lavoretto. Holland stava quasi sempre qui, andava e veniva, non so. A volte andava anche a Corniglio, che si fece accompagnare con tanta neve da un po' uno di Zibana che ebbe una paura. Oppure andava di là nel Reggiano, anche su da Monchio. Insomma, dai discorsi si capiva le basi che avevano qua e là. Ma qua era la sua sede. Franco era tanto giovane, erano persone, guardi, non perché non ci sono a sentire, erano persone meravigliose. Franco poi era di una simpatia, umanità, non so, dopo cena a volte metteva sui dischi, si ballava, ma
per la mezz'oretta, sì. Era una macchina del lavoro. E ci, poi ci passava di qui, andava su per quella scalaccia che c'è ancora, poveretta, che poi venne a trovarci anche col figlio. Anche Holland venne trovato più di una volta, quello con la moglie e con, aveva avuto poi una bambina, sì. Era venuta qui, sì. Ce ne può parlare di questi lanci? Erano fagottoni grandi, alti così, e delle cinghie, andavano un po' qua un po' là, però tutto intorno nel bosco, perché sceglievano non il paese, ma il bosco, su da Becciatica, ricordo che lo so perché ci fu uno dei nostri uomini che andò là per prendere, cioè c'era la miseria. C'è. E beh, loro appena finito il lancio, che lo sapevano anche, e salivano su queste le loro jeep e li aprivano, li smistavano. Sì. Avevano di tutto, anche vestiari, molto vestiari. Mm. Poi il paracadute, quello lo regalavano alla gente, era di seta blu. Ma ricordo che noi e altri ci facemmo fare un vestituccio, perché non c'era stoffa, non c'era denaro allora. Quindi, sì, poi il mangiare, armi, io non ho visto il contenuto, ho sentito dire. Poi a volte c'erano arance, le portavano in casa, scatolane, così. Ma si trattavano bene, non mancava nulla. Anzi, era organizzato bene questo servizio. Sì. Qua non ne ho mai vista dei pacchi interi, so che su di là avvenne quel tentativo da parte, poi chiusero un occhio, sì. Perché quando mi dissero lo dica a Holland che perdoni, e Holland andò in collera e disse è da fucilare quello, poi perdonarono, perché erano anche grandi, intelligenti, non erano solo bravi. Sì. Si ricorda quando è finita la guerra e quando sono andati via gli inglesi di qua? Ci può descrivere un po'? Sono spariti senza dircelo, però forse... Ma poi vennero dopo un giorno e mezzo, vennero e ci baciarono noi donne, poveretti. Venne Holland e poi il nostro Franco. E le staffette poi continuarono a venire per qualche anno. Poi si è... Avevamo saputo che Romano là nella Louisiana era morto, faceva il commerciante di maiali, quello della Reggio Emilia, in gamba Max, ma dopo un anno o due erano, si erano impegnati nei loro lavori. Non ricordo, se ne parlava così scolasticamente, i danni, i dolori. Non so, in collegio morì durante un bombardamento una nostra cara collega, una della mia età. Franco, non ci aspettavamo nulla da lui, era una persona così amabile, così gradevole, ma anche quando tornò, venne anche dopo vari anni con un bambino, ne aveva già tre o quattro dei figli. E vivevano là in quell'isola a sud dell'India, sì, dopo il 50. Oh, e come... Io ero lì giù a scuola, lui lo sapeva, mi prese, mi portò su e avevamo fatto due spaghetti che a loro non piacciono, non c'era altro. Sa, avevamo il maiale, ma i tedeschi l'abbiamo portato via, le mucche portate via, c'era l'orticello.